Benvenuti a questo evento di inaugurazione della Biennale Internazionale dell'Etruria, alla sua terza edizione. Siamo a Roma, presso la Galleria della Pigna che ci ospita e siamo felici di avere tutti voi qui presenti in questo che è un evento per noi molto importante. È la quarta tappa della terza edizione, la prima è stata a Berlino a dicembre del 2022. Poi c'è stata la tappa di Volterra, e ancora la tappa a Roma a giugno e poi questa tappa, diciamo, finale che in qualche modo chiude questo ciclo e ne aprirà subito dopo un altro che si, appunto, sarà la quarta edizione. Perfetto. Allora, come vedete, più dei tre quarti degli artisti in esposizione sono provenienti da fuori Italia e noi ci teniamo molto a questa caratterizzazione internazionale della nostra manifestazione. Come funziona adesso la presentazione? Adesso noi passeremo la parola a Chiara Pavoni, nota attrice, naturalista, animalista con me anche collaboratrice, veramente una persona eccezionale, che condurrà un pochettino, darà un po' di verba a questa manifestazione e coordinerà appunto gli interventi che in ordine successivo sono quello di Anna Maria Gozzatti, responsabile della galleria. Poi abbiamo la critica e storica d'arte Cinzia Folcarelli, se non erro, ho detto giusto? Perfetto. Poi ancora avremo Giovanni Innocenti, il dottor Giovanni Innocenti, che collabora con noi per gli aspetti artistici e anche del mercato dell'arte. E poi ci saranno altri interventi, Flora Lucco, che collabora anche lei con noi, artista, quindi nella sua doppia veste di artista, e quindi anche collaboratrice, critica e storica d'arte. Quindi adesso passo la parola velocemente a Chiara Pavoni, pregherei di fare un applauso. Grazie. Entrambi, perché questo non funziona. Questo? Okay. Bene, innanzitutto benvenuti a tutti, io sono corredata da cacao, perché è sempre stato con noi, no? nell'altra edizione all'interno 4, ormai è diventata la nostra mascotte, quindi la mascotte della mascotte. Sono felicissima che continui questa strada iniziata insieme e sono felicissima di vedere tanti artisti da tante parti del mondo e tante donne anche. E sono sicura che questo segnerà un cammino fatto di luce, di amore e di consapevolezza e perché no, per i guadagni, giusto? Perché gli artisti giustamente devono anche monetizzare e comunque farsi conoscere e amare il loro lavoro e tu sicuramente da questo punto di vista sei un maestro, Quirino. Come hai pensato di iniziare a questa iniziativa? No, non sapevo che cosa fare. Lo so, però diamoci un contegno e facciamo finta di... Non sapendo cosa fare, ovviamente ho iniziato questa avventura. Nel 2017 abbiamo registrato questo marchio, Biennale Internazionale dell'Etruria, presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti di Roma. E io sono tra l'altro il presidente del consiglio di amministrazione di una piccola società cooperativa non a scopo di lucro, l'AIS Idea Service. Ovviamente per gestire, come dicevi tu giustamente, il mercato dell'arte bisognerà che apriremo anche una società a scopo di lucro, quindi commerciale, non si sa se in Italia o all'estero, questo vedremo, però in ogni caso è importante questo aspetto del mercato dell'arte, come dicevo prima. Dovremmo iniziare un investimento in una piattaforma web prossimamente, proprio per dare sfogo anche e spazio ad artisti per la loro promozione e per la vendita appunto online, che è molto importante, come sanno molti artisti che qui sono presenti.
E noi eravamo rimasti a giugno, no? Abbiamo fatto 2 settimane, se non erro, te lo ricordi, no? Lì presso il tuo interno 4, parlaci un po' dell'interno 4. Tutti e due, giusto? Sì. Interno 4 è un luogo che io ho creato a Via della Lungara proprio per dare sostegno agli artisti, essendo io un artista e avendo constatato negli anni che in realtà non c'è tutta questa volontà di stare gli artisti, cioè chi scrive un libro deve pagare l'editore, chi scrive il quadro, insomma c'è sempre, più delle volte c'è una speculazione che è molto diversa dal mercato, giustamente, no, Quirino? E allora io ho deciso di destinare una parte della mia casa a studio, in maniera tale che gli artisti si possano incontrare, collaborare, aprire collaborazioni, insomma sperando in un futuro fatto di, appunto come dicevo prima, di luce, non so, di, per carità, di guadagno, di opportunità anche, no? Anche di... Io a proposito di luce, ti volevo rifare una domanda che ti ho fatto a casa mia, sì, che secondo me un po' interessa a tutti. Perché il Biennale di Vetruvia? Allora, in realtà sono sempre rimasto affascinato dalla Biennale Internazionale di Venezia, no? Comunque di Venezia, che ha una sua lunga storia. Venezia è una biennale che in realtà ha una forza che è appunto la città di Venezia. Mentre Roma rappresenta in qualche modo la città per antonomasia, Roma, no? Roma Caput Mundi, Venezia è un po', come posso dire, rappresenta un po' il mondo, perché effettivamente la Serenissima, dove si sono svolte molte vicende economiche, politiche e sociali di quella terra, praticamente ha dato molto al mondo dell'arte e della cultura. Vuole far notare Cacao molto interessato al mondo etrusco. Certo. Ovviamente il mondo etrusco in realtà è un mondo che mi appartiene, perché io da parte di mamma sono di origine senese e in particolare del Monte Amiata, lei veniva dal Monte Amiata e diciamo negli anni 70 ero piccolino e spesso andavamo in giro, diciamo, per la Toscana. Voi sapete che la Toscana è quel luogo dell'Etruria propria, l'Etruria tirrenica, che ovviamente ha forse il maggior numero di opere che sono arrivate da noi, da noi, ecco. Note per esempio le recenti scoperte di alcune opere etrusche proprio in concomitanza con degli scavi molto importanti. La nostra Simona Cipriani, salutiamo. Ciao Simona. Quindi vabbè, detto questo, ovviamente... Beh, non a caso parlavo di luce, no? Esatto. Perché c'è un'eredità storica, spirituale, di anche di comunione tra gli artisti, di anche di idealismo nell'arte, no? Allora, diciamo che la storia degli etrusco-romani, in realtà bisognerebbe essere precisi, è una storia molto articolata, però non veritiera sui libri di storia, va bene? Qui su questo siamo tutti abbastanza d'accordo. Non veritiera perché la storia la scrivono gli vincitori, banalmente solo per questo. Però nessuno si scandalizzi ovviamente. Però gli Etruschi erano un po' più avanti come popolo, amavano molto l'arte soprattutto teatrale, l'arte musicale, quindi era un popolo abbastanza evoluto per il tempo, e anche la donna, no? era considerata in maniera diversa rispetto al mondo latino e quindi romano. Detto questo, quindi... infatti sono tante donne anche in questa mostra, sì, no? Partecipano. Allora, il microfono. Il ruolo della donna è importantissimo, prego. No, io apprezzo che tu, insomma, in qualche modo scopri tante artiste femminili e le dai anche la possibilità, non solo di essere esposte, ma anche di essere valorizzate. Beh, le donne sono importantissime per la vita artistica, lo sappiamo, è un po', rappresentano l'anima in qualche modo, questo io lo dico sempre. E le donne seguono molto questo settore, lo amano, e ho scoperto anche che sono ottime collezioniste, per esempio, quindi non pensiamo solo all'uomo che compra le opere d'arte, ma anche molte donne. Allora, detto questo qua, io vorrei invitare intanto la responsabile della galleria. Buonasera.
Anna Maria Borsatti, buonasera. Buonasera, intanto voglio ringraziare il curatore Quirino Martellini per aver scelto la vigna come posto, come location per la sua mostra molto interessante. È una mostra di artisti internazionali e il titolo è La bellezza come nutrimento dell'anima. Questo sempre, qui di bellezza ne vediamo tanta, ci sono delle bellissime opere come appunto per testimoniare che l'arte è un linguaggio che può capire ognuno, universale. Okay. Niente, e intanto che volevo dire due parole sulla Galleria La Pigna. La Galleria La Pigna è un posto, io sono innamorata di questa galleria, ma è un posto veramente prestigioso perché non rappresenta soltanto un luogo dove si espongono dei quadri e quindi è una galleria. È anche un luogo particolare perché è stato voluto da Paolo VI nel 66 come sede del Lucai. E Lucai stessa è stata fondata da Paolo VI nel 45 perché gli artisti fossero testimoni della ripresa italiana dopo la guerra. Quindi ha un fascino particolare, grazie a tutti voi presenti, agli artisti e a Quirino un'altra volta. Grazie. Beh, grazie a voi, un applauso. Maria Pozzanti è veramente notevole dal punto di vista umano e professionale, quindi io la ringrazio veramente molto per questo. Adesso diamo la parola a Porcarelli, dottoressa Porcarelli, critica e storica dell'arte, o storica e critica dell'arte, questo va bene, e che ci parlerà un pochettino di questa mostra, al di là di quello che io posso immaginare. Certo. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto e benvenuti a questa appunto esposizione di artisti internazionali e in questa storica galleria, come diceva appunto la direttrice, la Galleria La Pigna. Tra l'altro La Pigna, come avete visto, è proprio situata al centro di Roma, quindi a due passi dai monumenti diciamo più importanti che abbiamo anche qui a Roma, insomma Piazza Venezia, il Pantheon, Piazza Navona. Quindi questo credo che sia veramente uno stimolo per gli artisti stranieri che oggi espongono in questa galleria anche per un confronto, no? Dialogo con appunto i monumenti della nostra città. È una mostra, come dicevamo, appunto di artisti internazionali, molto diversi tra loro per provenienza geografica innanzitutto, ma anche per età, per vissuto personale, formazione artistica e quindi di conseguenza anche per espressione artistica appunto e cifra artistica. Ognuno di loro si è sicuramente confrontato con i maestri anche insomma del passato e ha guardato appunto il proprio interiore per realizzare quelle opere che vedete sulle pareti della galleria. Opere che dialogano e si confrontano e che mostrano proprio lo spaccato dell'arte contemporanea di oggi. Il titolo della mostra, La bellezza come nutrimento dell'anima, è un titolo molto significativo e vuole presentare appunto un'arte positiva, un'arte gioiosa, un'arte che fa riflettere ma sempre proiettata verso una visione positiva, a differenza di tante culture che a volte vediamo nell'arte contemporanea di oggi, che mirano molto anche al sensazionalismo e al shock. No? Abbiamo alcune mostre veramente anche in giro insomma, per l'Italia che sembrano più dei parchi giochi che delle mostre d'arte contemporanea. Invece questa che proponiamo appunto oggi, grazie al curatore Quirino Martellini, è sicuramente una mostra organica in tecniche più tradizionali e con la visione forse più tradizionale dell'arte, ma realizzata da artisti veri che hanno fatto diciamo dell'arte la loro professione e che continuano il percorso intrapreso. In particolare abbiamo diversi stili e tecniche utilizzati, perché appunto gli artisti sono tanti. Non possiamo parlare singolarmente di ognuno di loro perché sarebbe impossibile, essendo la collettiva insomma di ampio respiro. Però potete vedere che il colore è sicuramente protagonista, io direi, in tutte le opere. Quindi questi colori forti, la maggior parte diciamo delle opere. Le tecniche utilizzate sono molteplici,
quindi dalle forme classici come diciamo l'olio, l'acquerello, l'acrilico, ma abbiamo anche tante tecniche miste e abbiamo anche poi delle sculture. In particolare il fatto che la maggior parte degli artisti sono esteri, comunque proprio il fatto che vengano da tutti angoli della terra ci porta proprio a vedere l'arte a 360 gradi, perché chiaramente ognuno, come dicevo prima, si è confrontato anche con ciò che offre il proprio paese, oltre al proprio vissuto personale. E l'astratto e il figurativo si confrontano proprio, dialogano sulle pareti della galleria. La maggior parte delle opere, devo dire, sono figurative, però ci sono anche delle opere astratte e anche delle opere memorie, anche dell'informale, del retro painting, quindi tutti quei movimenti che si sono succeduti nel corso dei decenni dell'arte contemporanea. Poi ovviamente, come dicevo prima, gli artisti hanno guardato sicuramente ai maestri del passato. E la luce anche trovo che sia protagonista in tantissime opere, e la luce possiamo dire che dialoga proprio con le ombre per far uscire fuori poi le opere, che in questo modo sono sicuramente più fortemente presenti. Poi ci sarebbero da dire veramente tantissime cose, e non so se avete delle domande, penso insomma che ci volete fare, siamo a disposizione, altrimenti io rilascio la parola al curatore e ringrazio tutti veramente per l'attenzione. Non a caso parlavo di luce io, perché entrando nella galleria sono stata proprio catturata da tutti questi colori, tutte queste emozioni positive. Sì. Posso dirlo? Positive, sì. E credo che sia anche un po' quello che tu ti prefiggi, no? Assolutamente. Allora, vedete, in un momento così particolare, noi possiamo affermare con una certezza che questo momento più che mai ha bisogno di arte, di cultura e di amore per l'arte. Questo lo sappiamo tutti. L'arte, a mio modesto parere, deve rappresentare proprio uno slancio, una forza, un volano che possa rimettere al suo posto proprio il mondo, no? E le idee del mondo che spesso sono cupe, sono mancanti di luce, e non voglio dire solo scure, ma mancanti di luce. Quindi la nostra missione è quella veramente di dare spazio all'arte internazionale contemporanea, che è già difficile di per sé, ma comunque come messaggio di pace tra i popoli, di pace nel mondo. C'è bisogno di questa pace. Io parlo con mio amico Vallardo dell'Honduras, parlo con artisti, con la francese che ha una grandissima energia, che saluto e che ringrazio, con la mia amica giornalista Sangiolo, un applauso a Sangiolo che sono per tanto tempo che non la vedo, e l'onore della sua presenza, grazie Maria Rosaria, e poi tanti amici che non vedevo da un po' di tempo. Mi scuso con loro perché questo mondo dell'arte e della cultura mi ha preso talmente tanto che organizzare un evento di questo tipo, anche se in poco tempo, quindi 2 mesi, richiede molta energia. Questa luce che voi vedete oggi è il frutto di passione, di energia, di tante email mandate in francese, in tedesco, in spagnolo, in inglese. È vero questo? Oui. Ecco. Cioè, un applauso a tutti gli artisti qui presenti. Allora, quindi c'è anche, scusa, mia intenzione. C'è anche un quadro di una pittrice israeliana dietro l'altra stanza. Sì. Io ho diversi artisti israeliani e quest'anno sarei dovuto andare, non quest'anno, ma il 2024, perché la Biennale ha praticamente una formula che prevede gli anni pari prevalentemente ma non esclusivamente all'estero e gli anni dispari prevalentemente ma non esclusivamente in Italia, secondo una formula itinerante. Purtroppo quest'anno avevo programmato a Tel Aviv una mostra, voglio dire tra aprile e maggio,
che non è stata possibile perché l'insorgere dei fatti noti, fatti attuali, ecco, non consente di muoversi in quella direzione. Quindi vedete, cioè, c'è bisogno proprio in questo momento di pace, di tranquillità, di serenità. C'è bisogno, il mondo ha bisogno di questo, e ha bisogno dell'arte. L'arte deve essere al di là della politica, ok? Al di là di tutto deve ritornare ad avere quella funzione di guida, io parlo dell'arte e della cultura in generale, che sia veramente una cultura di pace, ok? Non solo a parole ma anche nei fatti. Quindi questa luce è soffocata. Questa luce che tu vedi, cara Chiara, è soffocata perché? Perché i pensieri sono molto spesso negativi, tutti quanti siamo presi da angosce, e invece noi dobbiamo invertire questa rotta e dobbiamo essere veramente i capofila e i pionieri di un mondo migliore. E con questo un applauso, va bene? Allora, come direi... Ti ha bocciato il microfono. Niente. Allora, vieni Giovanni, forse manca la batteria, mi sa, Riccardo. E lo so, andiamo tutti a batterie. Io vi dico, fino alle 8 sono sano, e poi dopo ho qualche problema. Ah, c'è il pianoforte, perfetto. Allora, Giovanni Innocenti, senza titoli, senza niente, ci parlerà di questa mostra e della nostra amicizia. Via, Giovanni. Allora, innanzitutto io ho accettato questa... per parte di questa mostra per un motivo molto semplice, semplicissimo. Sono cresciuto a De Chirico, a Morandi, a tutti i grandi del Novecento, italiano, straniero, scritto, tutto quanto. Poi una mattina mi sono alzato, devo dire la verità, e mi sono detto, ma forse non è il caso che andiamo un po' più avanti nel mondo e vediamo chi è che fa qualcosa di diverso, di qualcosa di più valido e quant'altro, e io ho fatto proprio questa, ho avuto questa scelta, mi sono dedicato solo ed esclusivamente agli emergenti e pertanto scrivo solo ed esclusivamente per gli emergenti, e pertanto questa mostra ne è anche la dimostrazione, perché ci sono veramente dei pittori che vale la pena di seguire, e poi soprattutto, come è stato già affermato, essendo una internazionale, abbiamo tre quarti dei pittori che vengono, le pittrici che vengono dall'estero, comunque sia, e pertanto hanno dato lustro a questa manifestazione. Perciò io mi sono dedicato proprio a loro, ne sono convinto, e credo di aver fatto la scelta giusta di dedicarmi a queste persone, perché queste persone credo che siano comunque sia il futuro, piacciono o non piacciono, ma voi siete il futuro di questa, dell'arte. Per cui gli altri li abbiamo conosciuti, li abbiamo amati e tutto quanto, però poi bisogna andare avanti nella vita e non bisogna fermarsi a quello che ormai è qualcosa di assodato, di qualcosa di certo e quant'altro. Io sono per gli emergenti, sono per i ragazzi, per le ragazze, anche per i non ragazzi e non ragazze, ma comunque sia io preferisco, ecco, dedicare 10 minuti a loro che... stare di nuovo appresso a qualche cosa ormai riscontato, ormai risaputo, rivisto, corretto e quant'altro. Per cui una mostra come questa per me forse vale molto più di tante antologiche, di tanti altri grandi autori. Per cui ecco, io vi ringrazio, spero che vi piacciano questi autori, perché vale la pena vederli, e tenendo presente apposta quello che ho detto, che io voglio vedere il futuro, non mi va di girarmi dietro nel passato, perché quello che è stato è stato. Per cui vi ringrazio di tutto e della vostra partecipazione. Godetevi questa mostra. Allora, io volevo fare una domanda ancora, posso? Spazio ai donne, via. A proposito di futuro e di pace? E so che tu insomma hai un progetto anche di, non so quale microfono parlare, tutte e due, vai un po' di là, e so che tu hai un progetto insomma come artista e anche come, no, curatrice, di aiutare le donne a trovare la loro strada nel futuro, giusto? E nella pace. Ma è stato sempre un mio tema, quello di rappresentare il mondo femminile
nella profondità e in tutte le problematiche. Quindi nei miei quadri è sempre rappresentata la donna, le sue emozioni, le sue, la sua creatività, la sua sofferenza. Volevo dire che sono felice di essere presente qui in questa mostra, come diceva anche Pino, ormai mi sono affezionata a questa frase, nella doppia veste di artista e di collaboratrice della mostra stessa. E io da sempre ricerco la bellezza, per agganciarmi un po' a quello che diceva Quirino. Parliamo di luce, di anima. Senza la luce la bellezza non può essere espressa. E che cos'è questa bellezza, questo valore universale, ricerca di armonia, di purezza, intesa come non contaminazione del falso, in un mondo dove avanza la sopraffazione, la violenza, quindi la bruttezza, diciamo. E cos'altro posso dire? Un applauso a Flora, via! Il palinsesto di questa mostra sono rappresentati un po' tutti i linguaggi artistici, non solo la pittura o la scultura, ma anche la recitazione, la poesia, a proposito, la narrativa. Parliamo del palinsesto, sì, anche, sì. Ecco, così. Quindi sono rappresentati tutti i linguaggi che può esprimere l'arte. E io volevo giusto sintetizzare il concetto che Kandinsky, il grande pittore e filosofo dell'arte, diceva dell'arte, il rapporto all'anima, l'occhio è il tasto, l'orecchio è il martelletto, l'anima è uno strumento che si avvale di molte corde, per cui tutti gli artisti nella loro complessità, nella loro ricerca di armonia e di bellezza, attingono alla stessa fonte, che è la fonte della spiritualità. Io mi sento molto molto felice di essere in questa mostra, perché per me la bellezza è il nutrimento dell'anima. Senza la bellezza il mondo non può vivere. E la bellezza, come diceva pure Dostoevsky, è salvifica, si può fare a meno del pane, di tante cose, ma il mondo non potrà mai fare a meno della bellezza. Quindi, applauso! Applausissimo! Complimenti anche alla tua artista, oltre che curatrice. E adesso direi che cominciamo. No, adesso piano. Vogliamo poter fare il sesto? Ah, sì, non ho parlato per te. No, vabbè, intanto vi dico una cosa che in qualche modo ho organizzato io, che ci sarà domani una sfilata, ecco, per dire quello che diceva Giovanni, c'è una persona giovanissima che è una fashion designer, una persona più grande che è una artista completa, e ci sarà una sfilata, non capisco proprio che è l'arsena adesso, vabbè, comunque questo effetto chiesa è molto bello. E poi dopodomani c'è anche una cosa interessante, molto interessante, che si intitola un evento che si chiama Questo non è una poesia, e sono poesie veramente particolari di Lucrezia Rubini, e ci abbiamo una critica, ma passo la parola a Flora, perché poi sì, sei tu. L'evento di giovedì, come diceva Chiara Paponi, si completa poi con una cantautrice molto molto brava e particolare, Jenny Gandolfi, che chiuderà la serata, mentre venerdì ci sarà la presentazione di un libro, Essere speciali, con di Maria Lamberti, e anche un mio libro di poesie tradotto in arabo con Manal Serri, che reciterà le poesie in arabo. Quindi sarà una performance. È una fantastica artista, io vi consiglio assolutamente di venire venerdì, perché sì. Manal è un artista sia dal punto di vista poetico che storico, veramente in gamba, no? Sì, poi ci sarà la presentazione di un libro, Nove battiti di ciglia, molto molto bello, romanzo d'amore,
un giovane autore, Mattei si chiama. Quindi questo sempre venerdì? Sempre venerdì. Quindi venerdì. Poi abbiamo una pausa sabato e domenica, e lunedì ci sarà un altro evento, evento straordinario, la presentazione del libro che riguarda una nota scrittrice, giornalista che ha segnato il tempo tra 800 e 900, Matilde Serao. E sarà presentato dalla sua pronipote Rossella Serao, che era anche in Sardegna, adesso non so dove è andata via perché... No, adesso ritorna, adesso ritorna. Sì, e ci sarà anche un dibattito sul ruolo della donna. Con una rappresentante dell'UDI e un altro del CIF. Poi seguirà un cantautore, Muccio Castellino, e un reading di poesie di 8 poetesse veramente straordinarie, dal titolo Donne, Amore e Libertà. Quindi sarà una giornata molto intensa, un palinsesto molto ricco e particolare, molto intenso. In questo mese di novembre, che poi finisce con il 25, che è la giornata contro la violenza di genere, noi veramente questa giornata del 13 la dedichiamo a questo tema, oltre che all'amore e alla ricerca di libertà della donna. Poi il 14 c'è il finissage, non so che cosa sia previsto. No, forse è meglio ne parlo qui. Il finissage intanto è un evento conclusivo, diciamo parzialmente conclusivo, di una manifestazione che va avanti comunque nel tempo, e subito dopo questa manifestazione apriamo le iscrizioni alla quarta edizione della BIE. Allora, adesso noi proseguiremo, grazie intanto a tutti voi, siete stupendi, siete fantastici, e vi devo un ringraziamento speciale, quindi un applauso, un vostro applauso, sulla degli sforzi che stiamo facendo. Adesso abbiamo una carica istituzionale che vuole venirci qui a salutare e ci onora della sua presenza. Prego, Presidente. Qui. Soltanto un saluto, perché penso che... E come si chiama il signore? Scusate, non l'ho presentato. Sono Antonella Origerna, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. Io, la mia presenza qui, e penso di venire a nome dell'intero Consiglio regionale, perché iniziative del genere devono essere valorizzate. Devono essere supportate e valorizzate fino in fondo. Io ringrazio gli organizzatori, questa è una mostra che durerà da qui fino al 14 novembre, se non sbaglio, se non ricordo male, e penso che siamo in una delle città più belle del mondo, che ci invidia il mondo intero per un patrimonio inestimabile, ed è importante valorizzarlo nei termini giusti, perché dietro la cultura, dietro l'arte c'è una storia, una tradizione, sono valori che si tramandano, ma c'è anche un'attività economica, perché l'arte porta turisti, porta persone, crea un indotto, riattiva un volano occupazionale che forse a Roma, nonostante abbiamo un patrimonio ineguagliabile, ricordo sempre che purtroppo è una delle città d'Europa che ha il soggiorno dei turisti medi due notti, che è esattamente la metà di quello di Londra o di Parigi. Quindi noi vogliamo lavorare molto, vogliamo come amministrazione regionale valorizzare queste iniziative che possono essere sicuramente un punto importante del rilancio del settore turistico, ma soprattutto vogliamo valorizzare chi lavora in questi settori, si impegna tanto in queste iniziative, in queste attività, e quindi ci sia il giusto supporto. Oggi è un supporto, diciamo, un affiancamento, un supporto morale, ci auguriamo che poi dal prossimo bilancio possa esserci un supporto anche, diciamo, in termini un po' più concreti e pratici. Quindi grazie per l'invito e buon proseguimento. Allora, stiamo qua, Presidente. Io volevo ringraziare la carica istituzionale che lei rappresenta. Il Lazio è una regione molto importante per tante cose e speriamo davvero che si possa collaborare ancora di più e ancora meglio.
Grazie. Un applauso. Allora, adesso procediamo alla consegna degli attestati di partecipazione agli artisti che sono qui presenti. Purtroppo molti non sono presenti perché non hanno potuto. Io chiamerei qui adesso Isabel von Piotrowski, diciamo tra Polonia e Italia, più Italia che Polonia ormai. Benvenuta. Un applauso. Questa presidenza è orgogliosa di conferire questo attestato di partecipazione e menzione di merito. Lo ripeto una sola volta, quello che abbiamo scritto, perché con la sua arte ha dato lustro a tutta la manifestazione BIE, che è un acronimo per Biennale Internazionale dell'Etruria, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della bellezza nel mondo e della pace tra i popoli. Grazie Isabella. Fotografia è sempre un momento molto importante per gli artisti, io ne so qualcosa perché ho fatto diverse cerimonie di questo tipo e devo dire che gli artisti rispondono sempre con tanta tanta emozione, vero? Che vuoi dire? Ti auguro sempre tanta felicità in momenti quando create le vostre opere, non mollate mai. Benissimo, grazie Isabella, ancora complimenti e puoi anche rimanere qua tra noi, benissimo. Allora, chiamo il nostro amico ormai affezionados, Luis Miguel Vaz Romero Moreno, un applauso dalla Spagna. Buon amico, come va? Come stai? Ti faccio una piccola intervista in spagnolo, ma tu mi contesti in spagnolo. Allora, Luis Miguel, dimmi qualcosa della Biennale, del tuo rapporto con la Biennale, anche in spagnolo. Va bene? Sì, in spagnolo? Sì, in spagnolo. Più dietro. Allora, scusa. Mettetemi un pochino più dietro. Per me è un onore stare qui. Grazie Dino e ovviamente grazie all'organizzazione, grazie al Presidente Aldo Gianni. Microfono, avvicina il microfono. Non so io, ti tengo io, vai. No, l'idea in questo caso di una Biennale itinerante assolutamente hecha con il corazon, come lo hace Dino. Es una persona que cree en el arte, cree en los artistas, es un mecenas, es un impulsor, es un organizador, es una persona que no se le pone absolutamente nada por delante. Para los pintores que venimos un poco de Europa, tener una ocasión para poder mostrar nuestro arte en sitios que jamás podríamos habernos mostrado por los cauces un poco normales, pues les estamos muy agradecidos. Para mí es una organización absolutamente... Bueno, estoy enamorada de ella, estoy desde el principio con él, con los artistas que hemos estado participando desde el año 2017 y espero seguir muchos años participando porque es que me apasiona, quiero a Italia, amo a Italia. Allora, te faccio la traduzione ma penso che l'abbiate capito, lui ama l'Italia naturalmente, Luis Miguel, ama anche un po' gli Etruschi, diciamo come storia, come qualcosa hai fatto, perché nel 2021 ci hai dato la copertina di un catalogo che abbiamo fatto, che io però... Satiro in Menade. E l'abbiamo trasformato e l'abbiamo fatto la prima di copertina e l'ultima di copertina, quindi è stata un'idea un po' geniale, no? Mi sembra quella, no? Sì, è fantastica, no? Mi sembra. E ti ho portato anche un po' di fortuna, che dici? Para mí, se me ha abierto un horizonte diferente, es decir, ¿te refieres a eso? Un horizonte, como decía antes, es decir, exponer a mí en Roma, en este caso, exponer ya la segunda vez en Roma, en Florencia, para Chovastoghi, es decir, sitios institucionales en Italia, que para mí, para la parte de España, es como la meca del arte, es decir, la parte que es nuestro propio arte, pero... Vedete, ecco, lui in spagnolo cosa ha detto? Tu l'hai capito, Italia, perché tu sei del Sud America, quindi capisci molto, molto.
Allora, lui ha detto: io amo l'arte, amo l'Italia, quindi ama molto l'Italia, e vi posso assicurare che lui conosce molto bene alcune città italiane, ovviamente Roma, Firenze, Venezia, molto bene, e lui ama l'arte italiana, la storia italiana. Quindi vedete, gli stranieri hanno una visione dell'Italia molto particolare, ma anche con un trasporto, con un cuore che è veramente con un cuore importante. Capite quello che voglio dirvi? Cioè, ecco perché è importante sentire, ospitare gli stranieri, si fa per dire, ovviamente, perché ormai siamo un po' in un villaggio globale, quindi siamo un po' tutti interconnessi. Però vedete, ecco, quale amore ha per l'Italia Luis Miguel, e io questa cosa mi intenerisce moltissimo, per cui bando alle ciance, ti conferisco, anzi non io, ma il nostro Auri Gemma, presidente, così facciamo, ecco. Un attimo. Ecco qua. Grazie a Luis Miguel e al presidente Auri Gemma. Ecco. Grazie mille. Grazie per la presenza. Vai. Allora, sono sempre belle e bellissime queste cerimonie, perché ci danno la possibilità di... Prego. Con calma, sì, Giovanni, sì. Non avere fretta, eh? Assolutamente, noi siamo di rimbalzo. Ecco. Vengo qui a... chiamo qui alla presidenza Jaime Vallado Chavez. Vieni qua, Jaima. Allora, come sta va? Come va? Sta va tre bene. Ti conferisco questo attestato di partecipazione, la nostra presidenza, il todos noi, nosotros, por il tuo contributo alla nostra via. Allora, due parole per questo. Per questa, anche in spagnolo a questo punto. Una foto? Dai, dopo fare le foto. Allora, parla un pochettino di questa tua esperienza. Sì, mi sento molto allegro, molto contento di stare qui. Non ti sento niente. Tengo raíces italiana, con mia abuela. Io sono romano, ho 18 anni. Sono il presidente del bicentenario americano. Allora, è il presidente del bicentenario sudamericano. È uno dei 600 artisti del continente americano per essere venuto. 600 artisti dal Sud America, lui li rappresenta. Sì, perché mi sento molto allegro di stare qui. Un applauso a Jaime. Allora, Flora, vieni qua, va? Qui te lo dobbiamo conferire noi questo. Anzi, te lo conferisce proprio la nostra Polcarelli. Vai. Flora? Ti conferiamo questo attestato. Dell'altra veste. Di artista. Due parole. Sono felice di essere qui. Tutti questi artisti internazionali che esprimono in pieno la bellezza, l'armonia. Avvicina il microfono, si sente la bellezza, l'armonia, la ricerca della verità. E spero di poter fare altri percorsi con loro, con altre iniziative. Ah, li farai. Sei troppo simpatica e preparata per lasciarti andare, va bene? Ok. Allora, io chiamo qui Daniel Dumestre, spero di non aver sbagliato, tuo marito è lì pronto, o Marie se il premier fan. Qui? Daniel, la nostra amica Chiara Pauni ti conferisce l'attestato di partecipazione, ok? Un buon italiano. Mi senti venire a Torino e con le artiste la platea sulle mobili a Isidore, la voce
de participer, d'être oui. venu à Orange et puis à cette occasion et à vivre le thème du Vénace. Come nutrimento dell'anima. Voilà. Donc, moi je peins essentiellement des portraits de femmes aussi, et donc ce qui me plaît aussi de montrer, c'est pas seulement l'extérieur, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur des personnes et l'âme aussi à travers la peinture et l'extérieur. Le Bédou, alors j'habite dans le sud-ouest, j'habite près de Biarritz. Je pense que tout le monde connaît Biarritz, Bayonne. Allora, très de l'océan. Merci beaucoup, un applauso. Danielle Dumestre è l'autrice di quelle opere in fondo che voi vedete. Guardate quanto sono belle, e lei ha una carica, un'energia favolosa. Merci beaucoup. Ciao. A bientôt. Voilà. Allora, andiamo avanti. Dunque, qui non lo posso. Christian Brosa non l'hai visto, vero? Ok. Chiara Pradella non c'è. Angela Rucco, eccoci qua, Angela. Vai, eccola qua. Un applauso anche a lei. Chiara. Angela, poi siamo nei giorni del tuo compleanno, no? Giusto? Ecco, allora un augurio particolare per te, per tante cose belle in questo momento dell'anno. E che cosa ti aspetti da questa mostra e dal tuo futuro di nostra? Sono onorata di essere qui questa sera, è un bellissimo evento, sono emozionata e spero che ce ne siano sempre di più di questi eventi, giusto per la bellezza dell'arte, per dare luce e valore, come giustamente hanno detto prima, a questo mondo che lo vedo un po' che sarà abbuiato, meglio darci valore alle cose belle, e si fanno emergere, portarle fuori. Grazie carissima. Abbiamo apprezzato la tua presenza, moltissimo, grazie. Adesso Lidia Tobaldi c'è, Lidia, eccoci qua. Allora, Lidia fa vedere opere bellissime. Adesso ne parliamo. Ma presentala anche tu allora. Beh, ho visto delle bellissime opere e abbiamo parlato un po' delle tue opere, della tua ricerca cromatica e anche del volo della tua fantasia, giusto? Sì. Ringrazio, è bellissimo stare in mezzo al mondo, come poi il mondo è tutto vicino a noi in questa occasione di questa bella mostra. Ringrazio in particolar modo Flora, è una persona però veramente che sta nell'anima, non dico nel cuore, ma mi sta proprio nell'anima. Chiara, che ogni volta che la incontro mi dà questa energia molto potente, devo dire. Proprio uso la parola potente, nel vero senso della parola, e ringrazio semplicemente di aver conosciuto Questo Quirino, questa meravigliosa persona oggi, questa carica energetica, proprio sento molte vibrazioni belle. Grazie. E quindi ringrazio tutti i partecipanti e tutte le persone che sono qui proprio per queste belle emozioni che mi stanno facendo provare. Grazie. Un applauso. Possiamo parlare di tutti nello specifico? Allora, sono le 7:05 e io direi a Anna Maria Borsatti, dov'è? Che è sempre distratta. Anna Maria, dove sei? La signora Borsatti è pregata di venire qui alla presidenza. Anna Maria, vieni qua. Allora, adesso sì. Finalmente apriamo il buffet. Leggero. Mi raccomando, contento. Sì. Allora possiamo aprire uno spazio? Sì, vai come credi. Come se fosse la galleria qua. Ah, sì.
sono con Flora Rucco alla Galleria La Pigna a Roma, Piazza della Pigna, per una mostra alla Galleria appunto La Pigna con Flora Rucco, dove ci sono espositori sia italiani che stranieri. E abbiamo con noi la pittrice Flora Rucco, che come diceva prima lei non solo è pittrice, espone, ma è anche tra gli organizzatori di questa mostra. Ecco, a te la parola. Sì, la mostra si intitola La bellezza come nutrimento dell'anima. Sono felice di partecipare a questa mostra con questo tema così importante, tematico per l'espressività artistica. Il quadro con cui partecipo è Lucido Oriente ed Occidente a confronto. Quelle che vedete alle nostre spalle sono rappresentate due figure emblematiche dei canoni della bellezza egiziana, con la Nefertiti e la Mona Lisa, che è un emblema europeo, che è diventato un simbolo rappresenta proprio il massimo della femminilità europea in tutti i campi e va oltre il quadro stesso. E cos'altro posso dire? Com'è nata questa mostra? Vabbè, tu come pittrice, diciamo, il tuo amore dai tempi del liceo, sì, dal liceo scientifico, che tu insomma oltre che diciamo per come professione hai fatto altro, insomma hai fatto l'insegnante. Però la passione è tornata all'arte, ecco, a tutto campo. Adesso perché mi dedico alla pittura, alla poesia, alla ceramica, al canto, e comunque in questa mostra, nel palinsesto di questa mostra, sono ben rappresentati tutti i campi dell'arte, non solo la pittura con questa bellissima collettiva, ma anche la recitazione, la musica, la scultura. E insomma, veramente possiamo dire che la bellezza è rappresentata come strumento che vibra tutte le corde dell'anima. Ecco perché bellezza come nutrimento dell'anima. Kandinsky diceva appunto: l'occhio è il tasto, l'orecchio è il martelletto. L'anima è uno strumento che si avvale di molte corde, e diciamo che ogni forma d'arte è una corda che esprime una peculiarità dell'anima, della spiritualità, e attingono tutta la stessa fonte, che è la fonte della spiritualità. Per cui questa mostra si proverà, ci sarà per alcuni giorni. Sì, dal 7 al 14. Oggi che è l'inaugurazione, sì, fino al 14. Ci vuole venire, i quadri sono esposti qua nella Galleria La Pigna. Sono previste pure presentazioni di libri molto interessanti, sappiamo che autori. C'è anche un quadro di tua sorella, Angela, sì, Rucco. Sì, Angela Rucco, due veramente ce ne sono. E uno è... Ecco, io adesso ti guido e tu, sì, magari ce lo illustri. Ecco, questi sono tutti i quadri, tutti i quadri. Questo è quello di Flora, così lo vediamo un pochino meglio. Qua ci sono dei quadri bellissimi di una straniera che si chiama francese, una, sì, un'artista francese, sì. Mentre invece qui abbiamo Oksana Etveva, una russa che vive in Italia, e poi qui c'è Isabel Pekowski, che viene dalla Polonia, dei quadri veramente belli. Invece dicevamo quelli di Flora. Allora, quelli di Angela, uno è di Angela. Silenziate, come si evince da questo quadro, c'è l'immagine di una donna mortificata, in silenzio, è vittima di violenza, si capisce che è vittima di violenza. E questa, la donna che sta al centro è rappresentata come un angelo che
a cui sono state spezzate le ali, a cui sono state spezzate le ali. È molto molto intenso e nei periodi che si parla molto di violenza di genere è un quadro che in questo momento è molto pertinente, diciamo. Invece l'altro quadro è questo. È questo qui, riflessioni. Si tratta dell'immagine di tre donne che riflettono sulla propria vita, e sono molto tristi, molto addolorate perché stanno vivendo dei drammi interiori molto intensi. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Vediamo qualche altro. Questo qua è un artista dell'Honduras. Come si vede ci sono dei colori molto vivaci, molto belli. Esprime l'America Latina, cioè senza leggere il nome si capisce che viene da quelle zone. Poi c'è qualche altro quadro che ti ha colpito? Ci sono i quadri, se vieni. Lui è l'artista ecuadoregno. I quadri di Lidia Dumbaldi, un'artrice di Latina, che sono molto evocativi. Questa è la Iside, rappresentata con la Iside madre, è un'immagine molto rara. Questo invece è Eros, si titola Eros, comunque colori molto intensi, una forte espressività. Invece questo è un artista spagnolo, troviamo le sculture. Lei è l'organizzatore di questa mostra. Sì. Sono si chiama Quirino Martellini. E dunque questa è la terza edizione. Al suo ultimo anno, la prossima edizione è la quarta, 2024-2025. Com'è nata questa idea di riunire artisti italiani e stranieri in questa mostra? Questa è la passione che abbiamo noi per l'arte internazionale e per l'interscambio artistico-culturale Italia-Estero-Estero-Italia, che è poi il cuore e la sostanza della nostra attività. Se vuole sapere di questa mostra adesso poi ne parliamo. Con l'apertura andiamo nel merito delle opere d'arte in esposizione, della storia di questa manifestazione che sta crescendo piano piano, grazie a Dio e a tutte le persone che ci vogliono bene. Grazie. E qua allora dove sta? Tu sei l'autore, ti chiami Jaime Fajardo Chavez. Infatti noi guardavamo questo tuo bellissimo quadro, molto colorato, molto bello, molto, molto vivo. Toro de Picasso. Buongiorno. Puoi dire due cose sul tuo quadro, sulla tua pittura? Sì, molto bonita, io sono di Honduras. Jaime Vallardo Chavez, Honduras, artista naif. Buongiorno, okay. Grazie. E invece qua abbiamo Flora Rucco e Angela Rucco, che prima con Flora, che sono due sorelle, prima Flora ci ha illustrato questi quadri.
diciamo, è un po' come se fosse una diretta, anche se poi lo vedrete in differita su YouTube. E, no, e Angela, com'è nato questo tuo quadro? Mi sono ispirata a un momento di riflessione, di concentrazione, avevo tanti pensieri, per cui ho voluto in qualche modo rappresentare queste donne che sono concentrate un po'. Cercano di capire un po' la situazione attuale di quello che sta succedendo intorno. Infatti sono visti un po' pensierosi, no? Pensierosi e molto riflessivi. Infatti come vediamo qua, gli occhi sono chiusi. Sì, sì. Diciamo come se avessero un po' il broncio, sono. Sì, sì, per la situazione attuale che stanno vivendo, che non è semplice, sia a livello personale che a livello internazionale. Con quello che sta succedendo, sta succedendo nel mondo, sì. Sì. Va bene, grazie, grazie Angela. Siamo con una nuova pittrice, Lidia Dubaldi, quadri li vedete qua dietro molto belli, ne abbiamo già parlato prima un attimo con Flora dei tuoi quadri. Ecco, come nasce questa tua pittura? Lo spazio delle varianti nasce proprio su piani, sono più piani prospettici. C'è la figura in centro che è piramidale, ma sono più piani prospettici che ti danno anche la tridimensionalità dello spazio. Cioè come l'accoglienza della regina di spade in questo caso, tratta anche da un tarocco, che crea l'entrata anche nello spazio, che ricrea questo spazio un po' un'ambientazione dei giardini di ninfa. È uno spazio proprio che richiama anche il giardino di ninfa, il giardino più bello d'Europa che si trova proprio sotto Sermoneta. Questo è nato proprio appunto da un concetto che io volevo dare proprio della natura e di quanto poi la natura possa avere molti piani prospettici anche visivi. Qua c'è l'arcobaleno come se fosse poi uscita, sì, che poi come se fosse l'arcobaleno e poi viene dopo la tempesta in qualche modo, quindi è proprio questo il senso. L'arcobaleno che ha anche questo senso dell'unione fraterna appunto dopo la tempesta. Iside, penso che parli da sola, Iside che richiama anche poi le prime immagini della Madonna col bambino, della grande madre, sì. Questo qui è un esotismo, quindi è una donna che esce proprio ancora bagnata dall'acqua, dal mare, quindi si quasi come si immerge, ma rimane sempre questa essenza. L'essenza rimane proprio perché rimane proprio tutto intrisa di quello anche che poi c'è all'esterno. E qua c'è qualcosa di poi ecco. Se qualche riferimento se. C'è poi anche il mio grande professore Martufi Mausani Osvaldo, che se può dire anche lui qualche cosa rispetto ai miei quadri. Osvaldo, mi stanno intervistando, io ho piacere che il mio amico e professore d'arte possa dire qualcosa. Sì, qualcosa dei suoi quadri di Lidia. Però vieni qui qua, da nuovo che si vede, eccoti. Ecco. Quello che posso dire è che si tratta di tre opere d'arte diverse tra di loro per iconografie, per significato, ma tutti e tre costruiti sul piano compositivo veramente in maniera eccellente e anche direi moderna. Il modo di presentare per esempio questo corpo mettendo in mostra la bellezza posteriore del corpo di una donna
laddove il mare fa sognare, laddove i colori fanno pensare a luoghi lontani, esotici, ma anche il cielo che ha accordato a questo volume il dominante blu, il dominante blu sta a significare la grande forza di quella tinta, perché il blu è il colore che simboleggia tante cose importanti, belle, anche spirituali, ma in questo caso carnale, esotico, e naturalmente ha la sua spiritualità, ma anche la sua eleganza e bellezza. Nello spazio delle varianti o la giustizia si vince al di là della potenza della figura in primo piano che erge la sua spada pronta a colpire il negativo, il discorso delle prospettive, dei piani di profondità, che ne sono molti, numerosi, e che danno luogo a una serie di elementi di primo, intermedio e ultimo piano, dove la natura trionfa, dove la bellezza del creato è la bellezza di Dio, è preghiera. Che altro si potrebbe dire? L'arcobaleno si contrappone a tutto questo movimento compositivo che secondo me è molto nobile, prezioso, molto intellettuale. Qui abbiamo invece questa dolcezza di un mondo antico, lontano, che ci fa pensare a quanto la storia abbia camminato e quanto le culture passate sono state e ancora oggi rimangono delle maestre, delle guide, da cui non ci possiamo esimere. I colori, il colore, il codice colore è trionfante, dominante rispetto a tanti altri codici, come la forma, il volume, la prospettiva. E erge il criterio della composizione, direzione, andamento, posizione, orientamento, collocazione, cioè sono tutte leggi gestalti che impreziosiscono ultimamente queste tre bellezze. Grazie. Lidia, il signore si chiama Osvaldo Martufi Bausani. Grazie Osvaldo di questa. Grazie a te, grazie. Non è sempre così, no? Siena, resti qua a Roma. Fate le foto, condividetele. Cinque, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5.